Io sono nata da un paese, dalla provincia Avellina, da mamma e padre contadina, Rosina e Nicolina. Mamma mia mi ha lasciata proprio quando sono nata. Con 7 frati e con una sora sono cresciuta a Basci Iancana. Mi chiamavano Bagong, Gianniniello o Ianganiella, perché era Curtolilla. Ma tutte le femmine da me volevano sempre una vasilla. Roba terza elementare, a fatica mi ha pigliata. A chi a scuola non era cosa, a sora mia mi spiegava. Perché casa da fatica si ha pagnotta o mangiare. A 13 anni mi trovai sotto le bombe americane, un paese bombardato, ne murette ne 300, a solofre e dintorno, quanta gente ci chiagnemma. A 20 anni, lì da un treno, ce ne jettamo a Milano, con 3 frati e 2 parenti, jettamo a trovare un bar che già s'era sistemato. A Milano, lì da quelli conserie, si faticava notte e mattina, sotto a padrone paesana, si faticava pure a Natale. Poi arrivai in un telegramma e a Solofre tornai. La notizia era brutta, o padre mio era morto. Troppo fatti i funerali, a Milano non tornai e a Solofre restai. Poi ti ho preso conoscette una figliola capesciaccata, ma era solo un soprannome, si chiamava Mariuccia. Ma chiamavano Ninuccia, era figlia Michelina e Limpiuccia, e tenevano Cantina e Ciuccia. Insieme a essa fu cresciuta una famiglia e 8 figlie, 3 o signor l'ha chiamata, e una di 5 già donata. Poi aprietto un magazzino e le cose si appunzavano. Però la gente che accattava voleva roba senza renare. Mette a conto, quei signori, poi ti ha preso un po' di paga. Ma così non si campava. Troppo fatta tanti mestieri, accattai una motoretta, tipo che lì carrozzella, a 3 ruote e 4 poste, ma pareva una carrozza. E per manco 100 lire ti portava sotto in coppa. O Camposanto, fuori a Chiazza, Coppa a Scorcia e a Bascia a Fratta. Per campare questa famiglia non abbiamo fatto sacrifici e un destino ci ha portato fino a America lontana. Sono passati più di 30 anni da quando a casa mi è arrivata in questa America beata. 6 valigie, 3 baule, la coppa a nave a Musci Nuda. Con 5 figli e giovanottiella è cominciata questa avventura. A prima vista mi pareva che a sto porto era fatata. Quanta gente mi ha osservata, bianca, nera, portoricana, tutte queste facce strane. Che paese complicato, questa è un'America ubriaca. Ci hanno portato Bronx a Arthur Avenue, a 187 Street. Quei parenti, tra zia e nipote, hanno fatto feste fine mondo e tanta lacrima di agnuta. All'indomani mi affittai un appartamento in coppa a Block, 2 stanzette, una cucina e un bagnetto fino a fine. A mobilia tutta usata e ci chiagnemmo che l'ha lassata. Ah, se l'avessimo portata. Dopo manca una settimana, a Giubitella ha giù trovata. Si chiamava Farbaware, a fattoria di Pignata. E con 90 dollari a settimana si mangiava e si campava. Tutti i giorni per 30 anni e 6 a mattina mi scetavo. Piglio boss, chiovo o ciocca, a fatica non si passa. Arriva a casa e 7 a sera non ti firava manca sta allerta. A via un po' che sciava e ti infilava in tua.
per aiutare un po' a baracca e qualcuno può trovare a giubitella da marchetta. Chi è per una frutta, chi è gelata e chi è un meccanico si imparava e si guadagnava una giornata. Però a scuola era importante, tutti quanti ti insegnavano. Va a un collegio, quei vaglioni, a diventare professore o magari un dottore. O va a tambare un mestiere, forse a fare elettricista o plomba o muratore, che guadagna quasi come un dottore. Con l'aiuto del Signore accattai una casarella, tre famiglie e un basamento. Era mezza sgarubata, ma posatore l'acconsaglia. A vignetta a buon prezzo, dopo quasi 15 anni, e che soldi guadagnata a cantare in una casa. Mo' sono tutte sistemate, con moglie e con una casa. Chi in ufficio, chi da una scuola, e chi venne o vine nuova. Un dottore non c'è asciutto, ma tenimmo un'avvocata, una maestra e un FBI. Non so figlio, sono nipote, ma voi stessa, a famiglia annuolorata. Tenimmo 15 nipote, tutti quanti rispettosi, e noi siamo Ricciariello, a fattoria impegnata, a tanto tempo l'hanno chiusa. Eppure a me mi pare ieri, quanta gioia, quanti cagnuti che sta terra ha già donata. Non so ricca e non so povera, stonga America embriaca.